Hola amigos y amigas, aquí somos a Vinales, sí, somos a Vinales o Vinales, ¿cómo se dice? Vinales, ok. Siamo a Vinales, ha piovuto abbastanza, qui fumo il primo cigarro della mia vita. Marica, oggi abbiamo visitato una finca dove Robaima, dove fanno i sigari, e ci hanno detto che la preparazione del il tabacco, le pianticelle, il seme viene piantato a settembre e a novembre lo trapiantano. E nel giro di poco tempo, di 15 giorni, la pianta diventa abbastanza alta e raccolgono le foglie. Ci sono due tipi di coltivazione, nel senso che c'è quella all'interno di una specie di serra e quella all'esterno. Quella all'esterno è utilizzata per il sigaro, giusto, per tutte le parti del sigaro che vengono arrotolate, mentre la parte esterna, la foglia esterna, è la foglia che praticamente viene prodotta all'interno, cioè della serra. Perfetto. Dopo averlo seccato per 50 giorni, il tabacco, si prende tutte le foglie, si mette dell'acqua e si fanno fermentare in maniera tale che acquisisca un pochino di umidità. Umidità? Sì. Aroma? Umidità, aroma. Colore? Colore. Di forza, sapore. E poi cos'altro? Poi si mettono in balle. Poi si mettono nelle balle, vabbè, prima viene selezionato per metterlo in vendita le foglie migliori. E Marica, com'è questo sigaro? Non lo so, sto mettendo il miele. Per esempio, ci hanno insegnato qua a Vinales che si mette il miele nella parte che si mette in bocca, come faceva Che Guevara. E qualche altra chicca sul tabacco, sul sigaro? Nessuna. Va bene, allora, adios amigos y amigas. Ciao, saluta. E qua c'è, aquí habemos... amica nostra che si chiama, come ti chiami? Su Yen. Ciao.